Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere che bicicletta elettrica tra la Rock Rider ST900 e la Rock Rider ST500 che ho appena provato è più adatta per le vostre esigenze. E andiamo subito a capire il perché. Se non avete visto la recensione completa di queste due biciclette, vi consiglio di andarla a guardare subito, sia della Rock Rider ST500 che della Rock Rider ST900. Le differenze sostanziali di queste due biciclette nella parte meccanica sono il cambio, i freni e la forcella che è stata montata. In particolare sto parlando del cambio montato della 500 che è Shimano Altus e della 900 che è Shimano Deora 10 rapporti. I freni che sono stati montati per tutte e due le biciclette sono dei Tektro da 180 all'anteriore e al posteriore. La differenza sostanziale sta nel tipo di freno, perché nella Rock Rider ST500 troviamo un freno meccanico e nella 900 troviamo un freno idraulico. Invece, se andiamo a guardare la forcella, nella Rock Rider ST500 abbiamo una Sun Tour da 120 e nella Rock Rider ST900 abbiamo una RockShox UD da 120 mm, anche lei ad aria. Andando a vedere i componenti che sono stati nella meccanica di queste due biciclette, capiamo che nella Rock Rider ST900 sono stati montati dei componenti di qualità maggiore e di conseguenza il prezzo è più alto. E ovviamente non solo per questo, ma essendo una bicicletta elettrica, bisogna andare a vedere anche il motore che è stato montato con la batteria che è stata montata. Ma prima di andarlo a vedere e di dirvi anche le sensazioni che ho avuto di guida sia con una che con l'altra e cosa le contraddistingue, guardiamo un particolare tecnico che è stato montato sia in una che nell'altra bicicletta. Sto parlando ovviamente dei copertoni e delle ruote, perché nella Rock Rider ST500 troviamo un copertone Anticson con guarda 2,4 e nella Rock Rider ST900 troviamo una ruota Duroc con un canale da 40 mm e un copertone bello largo, sempre Anticson, e il modello è Taipan Colos, molto largo, molto scorrevole l'ho trovato. È una cosa che inizialmente avevo sottovalutato di questa bicicletta, ma poi andandola a provare mi sono ricreduto e il feeling che ho avuto con questo copertone mi è piaciuto veramente tanto rispetto anche a quello della ST500, che come ho detto prima è il Cougar da 2,4. Le ruote sono tutte e due da 27,5. Nella ST900 troviamo il 27,5 plus, ovviamente per avere una ruota così larga. E come ho detto nei video recensioni, per tutte e due le biciclette bisogna andare a giocare molto con la pressione delle gomme. Cambiando la pressione delle gomme abbiamo una sensazione di guida diversa su tutti e due i modelli. Il telaio di queste due biciclette è uguale sia per la 500 che per la 900, sono tutti particolari tecnici che sono stati montati che fanno la differenza di prezzo. La grande differenza di queste due biciclette sta nel motore, perché la Rock Rider ST500 ha un motore nella ruota posteriore che è molto più basico rispetto al motore che troviamo centralmente nella Rock Rider ST900. Nella sensazione di guida questo ha fatto moltissimo la differenza, perché il motore centrale della 900 mi ha dato quello sprint in più e soprattutto nel fuoristrada ho sentito il reale beneficio, perché è un motore più intelligente, segue molto la nostra pedalata e soprattutto nei pezzi quelli più duri dove le pendenze sono molto importanti mi ha tirato su. Dove la ST500 faceva molta fatica. Vi faccio vedere un video che ho registrato praticamente nello stesso posto, sia della 500 che della 900. La pendenza era molto elevata e si passava abbondantemente il 20%. Con la Rock Rider ST900 sono praticamente andato su senza far fatica e con la ST500 ho fatto abbastanza fatica a salire. Non con una bicicletta muscolare, ma con la 900 è stata un'altra storia. Andando a parlare di numeri, la Rock Rider ST500 ha una coppia di 42 Nm e la 900 ha una coppia di 70 Nm. Questi 70 Nm contro i 42 Nm della 500, nella salita che vi ho appena fatto vedere, si sono fatti sentire tutti. Andando a parlare di batteria, nella Rock Rider ST500 abbiamo una batteria da 420 Wh e nella Rock Rider ST900 abbiamo una batteria da 500 Wh. Ovviamente andando a vedere questo dato cambia l'autonomia delle due biciclette,
che varia moltissimo dai tipi di percorsi che andiamo a fare, ma la cosa sostanziale che fa la differenza tra queste due, come ho già citato prima, è il motore centrale rispetto a quello posteriore è più intelligente, quindi segue di più la nostra pedalata. Se non gli richiediamo tanta assistenza, ci aiuta di meno e di conseguenza questo ci fa avere più batteria nel complesso. Quindi oltre agli 80 Wh che abbiamo in più nella batteria, la differenza di motore ci dà più autonomia anche per questo motivo. Per trovarle disponibili ci sono diverse cose da tenere sott'occhio. Ovviamente in primis vi conviene andare a guardare sempre il sito Decathlon appena tornano disponibili. Se volete evitare lo sbattimento di andare a ricercare tutti i giorni il modello di bicicletta, la taglia, eccetera, c'è il canale Telegram qui sotto in descrizione, Ciclismo Sconti, che vi avviserà appena torneranno disponibili. Il trucco è quello anche di acquistarla subito, che appena vedete la notifica del canale che la bicicletta torna disponibile, vi conviene acquistarla subito per evitare di andare in negozio, cercare di ordinarla e non trovarla più disponibile. Quindi oltre a tutti i sconti che potete trovare all'interno di questo canale, la cosa che vi potrebbe interessare di più è la disponibilità delle biciclette. Quindi se non riuscite a trovarle disponibili è gratuito, non costa niente e vi conviene iscrivervi al canale per ordinare la vostra bicicletta. E volevo un attimo dirvi le differenze nella sensazione di guida che ho avuto sia con un modello che con l'altro. La differenza sostanziale l'hanno comunque fatta tutti i componenti che vi ho già citato prima, quindi freno, cambio. Il motore che ha la 900 ha sicuramente fatto la differenza, ma oltre a questo i freni sono più potenti, essendo freni idraulici rispetto ai freni meccanici della 500. Il cambio Dehor, essendo di una gamma comunque più alta dell'Altus, avendo un rapporto in più, è sicuramente andato molto meglio per la sua affidabilità nella cambiata. E anche se andiamo a guardare in una prospettiva futura un cambio di qualità maggiore, è un cambio che vi può durare anche più anni rispetto a un cambio di qualità minore, che dopo un po' di chilometri inizia a non andare come andava all'inizio, quindi è una cosa da tenere in considerazione. E andiamo a vedere a chi sono più indirizzati questi due modelli. La Rock Rider e ST500 ve la consiglio se volete approcciarvi al mondo delle biciclette elettriche, se volete fare anche trekking, come vi ho già accennato in tutti e due i video, perché hanno la possibilità di predisporre un portapacchi posteriore, e se non fate nulla di troppo impegnativo. Quindi è consigliatissima se siete alle prime armi e siete alla ricerca di una mountain bike elettrica e andate a ricercare la qualità prezzo. Questa è praticamente imbattibile. Invece la Rock Rider ST900 la consiglierei a un utilizzatore più esperto che vuole fare delle uscite più lunghe, proprio per il motore che ha, che ci riesce a dare quella spinta in più, per i copertoni che monta, quindi più larghi, e la forcella, senza andare a fare nulla di troppo impegnativo comunque. Quindi non andate a fare dei sentieri ultra tecnici, anche se ha la predisposizione sicuramente per andare in su, perché in questo caso vi converrebbe avere una bicicletta da enduro. La accenno, anche se purtroppo non l'ho ancora provata, la Stylus ST. Questa potrebbe essere lo step successivo se pensate di fare delle uscite ancora più impegnative. Andando a vedere i prezzi, la 500 viene 1.299 euro e la 900 viene 2.099 euro. Ovviamente qui sotto vi lascio il link in descrizione delle due biciclette e del canale Telegram dove potete trovare la disponibilità di tutte le biciclette. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi, è gratuito, non costa niente, mi raccomando cliccate iscriviti qui sotto. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.